Ciao a tutti i Colors, benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere, oggi non sono solo, abbiamo fatto una collaborazione molto speciale con Paolo del canale Paolo Channel. Ciao a Saluta. tutti, ciao. Allora, abbiamo pensato, siccome ci troviamo in un momento difficile, stiamo pure belli distanti, di farci le domande a distanza in questa videochiamata. Lui farà 10 domande a me nel suo canale e io farò 10 domande a lui sul mio, quindi quando avete finito di guardare, mi raccomando, andate sul suo canale o sul suo video, troverete entrambe le cose in descrizione. È un canale molto bello dove ci sono molti mukbang, vero Paolo? È vero, ce ne sono tanti ultimamente, sì. Esatto. E anche qualche vlog. E poi qualche altro contenuto che mi sono perso, o più o Sì. meno questo. Faccio qualche spacchettamento vario, mystery box, qualche Ah, ecco. video spesa, un po' di tutto, insomma. Comunque un bel canale, ci si sente proprio a casa, quindi per Grazie mille. farvelo conoscere un po' meglio, intanto andiamo con le domande che ho scritto io. Va bene, sono pronto. Nome Nome. è Paolo. Età. Questa non mi ricordo. 43. Nome del tuo canale. Paolo Channel. Perché dovrebbero iscriversi al suo canale? Al tuo canale? Perché sono bello? No, perché sono io. Sono spontaneo. Faccio vedere quello che mi piace. Cerco di fare sorridere per quel che si può in questo periodo. Vero, vero, Cerco confermo. di dare un po' di serenità, ecco qua, con la mia stupidità, beh, tra virgolette. Vero, vero. E perché ci si dovrebbe iscrivere al tuo canale, secondo te? Ah, proprio così una risposta secca? Sì. Perché è rilassante. Mi sembra un'ottima motivazione, soprattutto in questo periodo. Esatto. Qual è il gelato più strano che tu abbia mai mangiato? Ah, quello che è un più strano? Sì. Al Il gelato al mais. mais. Sì, l'abbiamo fatto noi, però solo No. perché è stato bocciato, non era. Ah, ma Quello è dico, strano che ho cosa mangiato, sapeva? il primo che mi è venuto in mente. Di cosa sapeva? È praticamente, sai il mais dolce delle scatolette? Non so se l'hai mai mangiato. Mezza volta, forse. Sa di quel gusto lì, il mais delle scatolette. Il che sul gelato forse non ci sta. Diciamo era particolare, ecco. Sì. Questo è difficile. Pizza o sushi? Difficile? No, per me è semplicissima. Pizza. Non amo il sushi, no. Peccato. Una cosa che ti rende felice, qual è? Una cosa che mi rende felice. Questa è più difficile. No, vedere le persone a me care felici. Rende felice anche me. Anche se io sto male, ma se loro sono serene, sono felici, sono felice anch'io. E o non è da iscriversi al canale, ragazzi. Ma è vero, eh? La Mi penso. pare il minimo sindacale proprio. Sono fe sereni, felici loro, lo sono anch'io. Se avessi 1 milione di euro, cosa faresti? Allora, due cose. Però la primissima. Forse nessuno ci crederà. Comunque, aiutare le persone vicino a me, le persone più care, se hanno dei debiti, queste cose qui, sistemo loro e poi con il resto io faccio viaggio, vado dappertutto. Mi diverto. Sì, viaggiare è comunque la cosa più bella per me. Infatti, appena finirà quella cosa innominabile, cosa faremo noi? Andremo a mangiare insieme. Giusto? Giusto. Eh sì, eh.
Qual è un VIP con cui vorresti una foto o anche con cui hai una foto, se hai avuto la fortuna di averla? No, foto con VIP non ne ho. Con chi vorrei averla? Sono tanti. Posso dire un nome femminile e un nome maschile? Quanti ne vuoi? Guardate, no, un elenco lunghissimo. No, vabbè, dico, per quanto riguarda versione femminile, Belen Rodriguez, però è combattuta con Maria De Filippi, eh? Due tipi completamente diversi, però. Forse più Maria, ti dico, eh? Maria De Filippi Perché per bravura o per gusto? no, per bravura, secondo me è una persona speciale. Ma ci so, ha fatto riappacificare veramente le persone che sembrava Mezzo mondo. impossibile. Secondo me è una persona speciale. E per quanto riguarda la parte maschile, perché il mio mito è Ultimo, il cantante. Ah, non lo conosco benissimo, però so che la mia insegnante si sta Sei innamorando dei suoi testi. saltato un attimo? Ecco, ti eri bloccato per un secondo. Ripetiamo, casomai non si sarà sentita. Dicevo che non lo conosco granché io ancora, però so che la Ok. mia insegnante lo apprezza, quindi prevedo che a breve mi sarà assegnato qualcosa di No, Ultimo da a cantare. me piace molto. Ultimo è Maria De Filippi, ecco qua. Quindi non si sa mai, Belen, Ultimo, Maria De Filippi, se guardano questo video, sappiate che Paolo vuole una foto con voi. Lo spero per te, ma Noi ci proviamo. certo. Tentare non nuoce. C'è un artista o canzone che ascolti particolarmente in quest'ultimo periodo, anche più di uno? Ultimo, ultimo, e anche ho riscoperto, diciamo, Céline Dion e i Queen, ecco, questi tre. Bravo ragazzo, ottimi gusti. sono tutti completamente diversi tra loro, però ultimo, Queen e Céline. Anch'io sono così, cioè non Sì. credere. Racconto un piccolo aneddoto, tanto siamo stati bravi, non è lunghissimo, quindi si può chiacchierare ancora un po'. Quando ero piccolo ero strafissato con Max Pezzali, credo che tutti mi odiassero perché parlavo solo io. Cioè, No, ogni... anche a me, che stavamo dicendo? oddio, parlavamo di musica? No, ci siamo già passati ad altro? Ah, stavo raccontando mi è venuto in mente di quanto la gente mi odiasse in adolescenza perché io ero in fissa totale con Max Oh. Pezzali. 883 Max, no, ma anche io, mio fratello, c'eravamo pazzi, tutto il giorno. Come si mette silenzioso questo coso? Adesso purtroppo non è che lungi da me voler parlare male, però il nuovo genere che ha intrapreso proprio non fa per me, rimangono comunque dei bellissimi ricordi legati a lui, però finita lì. Quindi questo per dire che poi crescendo, grazie tra virgolette anche a sto cambio musicale, mi sono approcciato a più artisti un po' da solo, un po' Ok. grazie alla scuola che mi ha fatto conoscere un sacco di persone. A questo proposito, scusa se mi autopubblicizzo nella collaborazione con noi, ma vorrei ricordare che ho anche un secondo canale, True Colors Music, che è dedicata alla parte canora delle mie attività, che non si trova facilmente senza prima aver attivato il filtro canali. Quindi andate sulle tre stanghettine del motore di ricerca su YouTube e scrivete True Colors Music, perché altrimenti vi dà tutti i video di Cyndi Lauper possibili È immaginabili. vero, confermo. Ok, Tranne il mio canale, perché ho ancora 19 iscritti, quindi aiutatemi a crescere, soprattutto quelli che mi hanno chiesto di sentirmi cantare. Ecco, lì potete sentirmi cantare. Bene, noi speriamo vivamente che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo di passare prima di tutto sul canale di Paolo, Paolo Channel, e poi pure sul mio musicale. Trovate tutto in descrizione. Speriamo che il tutto vi sia piaciuto e con me, ma anche con Paolo, ci vediamo alla prossima. Ciao! ciao, un abbraccio a tutti. Ciao, grazie.